Ciao Andrea, buonasera. Buonasera. Senti, qual buon vento ti ha portato a Pistoia? Mi ha portato il buon vento di questo festival e soprattutto l'iniziativa dell'università elementare promossa dagli ASLI, che è questa rivista, insomma, che ha promosso questa serie di incontri, laboratori, seminari, eccetera, sul giovane amministratore, il lavoro del giovane amministratore. Ecco, come mai ha questo interesse e da dove viene Andrea? Ma in realtà sono qui perché conosco un po' l'ambiente, ero già in contatto in precedenza con la rivista degli Asini, con alcuni dei suoi collaboratori, con i suoi miei cari amici, e ho visto appunto che c'era questa possibilità di assistere a questa serie di conferenze e quindi so che è un ambiente ricco di cose da vedere, da sentire, stimoli da recepire, e perciò sono venuto di corso. Ecco, questo primo pomeriggio ti ha lasciato soddisfatto? Sì, assolutamente, assolutamente. Sì, la qualità degli interventi è alta, molto alta. Senti, scusa Andrea, faccio una domanda a Laura. Ciao Laura. Ciao. Tu invece cosa sei venuta a seguire? Hai un evento dopo cena, se non sbaglio, da seguire? Assolutamente. Qualcosa della sua esperienza del MIT e siamo tutti in attesa di seguirlo e di ascoltarlo. Senti, a me ha fatto molta impressione di giovedì pomeriggio vedere la sala comunale maggiore tutta piena di persone, una cosa che non mi aspettavo onestamente. Neanche io sinceramente non me l'aspettavo e sono molto felice di questo, perché quando vediamo queste controtendenze ci rendiamo conto che insomma possiamo continuare a sperare in qualcosa di positivo. Bene, ritorno un attimo Andrea, hai qualche evento da consigliarci per domani? Hai già qualcosa in programma o vivrai questa tre giorni all'avventura? Ma penso che seguirò tutto quello che accadrà, tutto penso sia interessante, quindi vale la pena seguirlo. Benissimo, io vi ringrazio, il calendario è ricchissimo, è online, può essere seguito online e sul cartaceo. Perfetto, noi siamo molto online. Ciao Laura, ciao Andrea. Ciao.